Barbara, come sempre apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Oggi è il compleanno di un artista. Vediamo insieme chi è. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi, sempre sotto il segno del toro, è il compleanno di un attore, regista e produttore cinematografico, considerato, pensate, il più bravo attore di tutto il mondo. Nel 1940 a New York nasceva Al Pacino. Nasce nel quartiere di Manhattan da una famiglia di origine italiana. Papà Salvatore è un venditore a porta di polizze assicurative, mentre la madre, Rosa Gerardi, era una casalinga. I genitori di Al Pacino si separano quando Al ha appena 2 anni e portano la madre e Al a ristrettezze economiche. Ridotti praticamente in povertà, la mamma e Al si trasferiscono nel Bronx. Al, come tanti suoi coetanei, inizia a fumare, pensate, all'età di 9 anni. In seguito frequenta una delle scuole importanti per l'arte, ma la sua grande scuola rimarrà sempre la strada. Al Pacino dichiarò: «Mi sento più vivo in teatro che in qualunque altro posto, ma quello che faccio in teatro l'ho preso dalla strada». Verso la fine degli anni 60, a 30 anni, viene accolto all'Actors Studio, da quello che, negli anni a seguire, Pacino considererà il suo più grande maestro, Lee Strasberg. È stato il film del 1971, Panico a Needley Park, dove interpretava Bobby Axel, un dipendente di eroina. Con questo film, il regista Francis Ford Coppola lo scritturò per il ruolo di Corleone nel film Il Padrino. Grazie a questa interpretazione, Al Pacino si conquistò una candidatura all'Oscar, mostrando inoltre un esempio del suo metodo recitativo. E nel 1973, con il film Serpico, che Al Pacino viene nominato per la candidatura all'Oscar come migliore attore. E nel 1974 Al Pacino riprende il ruolo di Corleone per Il Padrino parte seconda e qui ci sarà un Oscar come miglior film. E nel frattempo è stato nominato per il suo terzo Oscar. Ma nel 1983 il film Scarface di Brian De Palma, Al Pacino dimostrò di riuscire a destreggiarsi in ruoli molto impegnativi, facendo guadagnare all'attore una candidatura al Golden Globe. In Dick Tracy, che gli valse la candidatura come miglior attore non protagonista al premio Oscar, ben 17 anni dopo il secondo Padrino. E nel 1990 torna a far parte per l'ultima volta nel ruolo di Michael Corleone nel Padrino parte terza. L'anno seguente interpretò il tenente colonnello Frank Slade in Scent of a Woman, Profumo di donna, remake di Profumo di donna diretto da Dino Risi, dove la parte di Pacino era interpretata da Vittorio Gassman. Nel 2019 recita nella pellicola di Martin Scorsese The Irishman, dove sono presenti anche Robert De Niro e Joe Pesci. E adesso alcune curiosità di questo grandissimo attore.
È stato arrestato, pensate, per porto abusivo d'arma da fuoco. Un'altra curiosità, fu uno dei principali sponsor di Kevin Spacey. Kevin Spacey è stato sempre molto riconoscente ad Al Pacino e dice questo: il motivo per cui tutti amiamo imitare Al Pacino è perché ha creato personaggi indimenticabili. E se ci è riuscito è perché per Al Pacino non si tratta solo di affari, ma per lui è arte. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani. Un bacio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!